Buonasera mister, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Abbiamo visto una buona SPAL per 70 minuti, poi improvvisamente dal 70esimo sono ritornate quelle incertezze, quei timori che hanno un po' caratterizzato le prestazioni di questa squadra dall'inizio della stagione. Ecco, qual è l'analisi, la sua analisi di questa partita? Siamo entrati con la testa giusta, abbiamo fatto sicuramente molto bene all'inizio, abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Siamo partiti aggressivi, abbiamo sfruttato l'occasione del rigore, siamo andati in vantaggio, abbiamo continuato a spingere. In quel momento speravo di poter trovare il secondo gol, perché sarebbe stato. Sapevo che il secondo tempo saremmo calati, perché è inevitabile che in questi momenti comunque tu stai vincendo la partita e non ce la fai mentalmente a. Gli altri ti schiacciano, tu ti abbassi, non riesci a risalire, la condizione fisica in questo momento, lasciatemelo dire, è quella che è, e in più se andiamo ad aggiungere il fatto che, sai, siamo già in un momento di difficoltà, quando incominciano a uscire dal campo giocatori comunque che sono quelli che ti spostano un po' gli equilibri, parlo di Fett, parlo di Raja, parlo di Maestro, ragazzi, e diventa più dura, questa è la verità, c'è niente da fare, quindi non riesci uno mentalmente a reagire, sei chiuso, non riesci più a risalire, non riesci più a dare pressione, e quindi anche questa carenza un po' di personalità, di giocatori più importanti, più qualitativi, fa sì che non hai proprio la forza mentale, ma non per mancanza di volontà, perché non hai proprio la forza mentale di poterti rialzare, di poter fare qualcosa in un momento della partita negativo. Abbiamo preso gol al 84esimo, l'avremmo potuto prendere prima, perché in quel momento eravamo sotto pressione. Ho provato a dare una sterzata mettendo un difensore in più, cercando di contenere, ma non è neanche semplice, perché in quel momento c'erano 3-4 giocatori con i crampi, quindi devi stare attento a cambiare, non sai come metterti, non hai magari esterni per sostituire gli esterni che in campo, cioè diventa tutto molto complicato. La scelta di affiancare la Mantia a Moncini è stata quindi una scelta quasi obbligatoria? Quasi obbligatoria, sì, perché nel momento in cui è uscito, in quel momento dovevo mettere un difensore perché ci stavano schiacciando, quindi ho messo un difensore in più, non avevamo esterni in panchina, e l'idea era quella di comunque di trovare quei due giocatori davanti che magari tenessero un po' palla, ci facessero respirare in più, però anche lì ci è mancata un po' di lucidità, perché quando io continuavo a dire ragazzi buttiamola su, mettiamola lì, saliamo, perché comunque quando hai due giocatori così davanti magari qualcosa succede, no? Magari prendi qualche fallo, ti rialzi, invece non abbiamo neanche avuto la lucidità di buttare due palle lì, ma dico, questa volta lo dico veramente, buttare la palla lì. Gli ultimi 5 minuti abbiamo fatto 18 passaggi indietro. E manca un po' di lucidità sotto questo punto di vista. Mister, condivido tutto quello che ha detto. Ha provato in tutti i modi, cambiare tatticamente, cambiare. Allora la domanda più dura adesso è questa, cioè come si fa adesso? Come si esce da questa situazione? Le altre vincono, tranne il Brescia probabilmente. I punti sono tanti, non possiamo neanche quantificarli, perché il Perugia deve ancora giocare adesso e poi giocherà con la Regina. La quota salvezza si alza, come fa questa squadra, proprio la dico brutalmente, a fare 13-14 punti in 7 partite? Come si fa? Sembra una risposta banale, ma non è banale. Noi continuiamo a lavorare e prima o poi succederà che ci abbiamo un pizzico di fortuna anche noi, no? Perché in questo momento anche la fortuna non ce l'abbiamo proprio dalla nostra parte, nel senso che sì, è vero, subisci tutto quello che vuoi, però magari con un pizzico di fortuna in più, magari anche soffrendo, magari portavi in porto
questa vittoria, però noi non ci resta che lavorare e basta. Poi il calcio noi lo conosciamo, sappiamo com'è. Magari all'improvviso riusciamo a vincere due o tre partite di fila. Non hai altre soluzioni che il lavoro, cioè. Buon pomeriggio, mister Pietro Gagliano, Pianeta Serie B. Soprattutto nel primo tempo, a mio modo di vedere, Prati e Contigliano hanno trovato una buona sintonia con vari scambi interessanti in mezzo al campo, sono uno 2003, l'altro un 2004. E soprattutto in vista di questo rush finale, ti vorrei chiedere quanto possono risultare importanti per la SPAL e insomma anche. Visto che hanno dimostrato di avere comunque un buon affiatamento per essere due ragazzi molto giovani e una buona personalità anche. Sì, ma se li metto in campo è perché meritano, non è che li mettiamo in campo perché sono giovani, li mettiamo in campo perché sono bravi. Hanno fatto sicuramente una buona partita, ma io credo che oggi un po' tutti hanno fatto una buona partita, e che proprio alla fine non ce l'abbiamo fatta proprio mentalmente e fisicamente a reagire alla pressione, no? Ma tante volte si reagisce anche, magari, come ho detto prima, buttando una palla, salendo, mettendoli lì, buttando una palla in fallo tra la bandierina, cioè ci sono tante piccole malizie che si possono fare per rialzarti. Noi ci manca in questo momento proprio quel tipo di lucidità. Poi io parlo fisicamente, stiamo soffrendo, ma cioè nel finale noi, sulle marcature mi vengono i brividi, perché cioè, noi levavamo giocatori di 1,85, loro ne mettevano quelli di 1,90. Alla fine, gli ultimi calci d'angolo, il Contigliano ha dovuto marcare Favilli, cioè, per dire, purtroppo siamo quelli, cioè, non è che ci possiamo inventare chissà che. E quindi fisicamente, beh, paghiamo tanto sul gol. Se noi magari abbiamo un giocatore un po' più fisico, magari il gol non lo prendiamo, ma quando ti vengono a saltare Sorensen, Favilli, questa gente qua, salta con Contigliano, Prati e Dijkman, cioè, fai fatica a contrastare, cioè, questa è la realtà dei fatti. Salve, mister Sottina Estense.com, le chiedo se andrete avanti con il ritiro. Non so, faremo quello che serve per la squadra. Io credo che in questo momento la squadra abbia bisogno di. Abbiamo fatto 18 allenamenti in una settimana, quindi ha bisogno anche di staccare un po' la spina, ma anche proprio di riposarsi, perché poi rischia di diventare deleterio. Cioè, non è che mettiamo le punizioni e facciamo come il marito che si taglia per fare il dispetto alla moglie. Facciamo quello che dobbiamo fare, quello che è utile, la miglior cosa per i ragazzi. Sicuramente qualcosa faremo, vediamo quando. Buonasera, mister Gazzola, Nuova Ferrara. È stato un problema del finale oppure già nella pausa aveva dato indicazioni di contenimento, insomma, di difendere il gol? No. In una partita di calcio ci sono delle fasi di azione avanzata e una fase di azioni difensive. E nel secondo tempo, il secondo tempo ha detto che la Ternana doveva recuperare il risultato, ha incominciato a prendere campo e noi ci siamo abbassati anche troppo. In alcuni momenti si doveva avere la lucidità e io cercavo di dirglielo. I centrocampisti erano in bocca ai difensori, cioè di dare un po' più di pressione in avanti. Se non riesci a dare pressione, te li porti sempre continuamente in area. E quindi è mancato un po' quello. Però non è che, cioè, un allenatore non è che dà indicazioni di. Cioè, l'allenatore dà le indicazioni di stare in partita, di fare quello che richiede la partita. In quel momento la partita richiedeva di difendere, però, come ho detto prima, ci voleva un po' di malizia, un po' di scaltrezza per cercare in qualche modo di rialzare la squadra.
Buonasera mister, Alessio Maini dello spallino.com. Vista le difficoltà fisiche della squadra e anche di alcuni giocatori, appunto, giocatori più importanti qualitativamente, ripensandoci magari farebbe scelte diverse dall'inizio anche? Cioè magari li gestirebbe in modo diverso? Beh, non è che ho tutte queste scelte. Cioè, no. No, perché la partita l'abbiamo fatta bene all'inizio, quindi assolutamente no. Le scelte le avrei fatte altre 100 volte così, perché come ho detto prima, la squadra ha fatto una buona partita fino a un certo punto e quindi le scelte erano giuste, ma erano anche abbastanza scontate, cioè nel senso che ha giocato Moncini perché la Mantia ha avuto la febbre in settimana, ma probabilmente giocava ugualmente, però Moncini ha avuto qualche problema in settimana con la febbre, Moncini si è allenato sempre, ha giocato Moncini. Nainggolan in questo momento abbiamo bisogno di un giocatore che trasmetta qualcosina in più ai ragazzi in campo, e lo si vede quando c'è e lo si vede quando non c'è. E Dallemura, Peda è rientrato 2 giorni fa dalla nazionale, ha giocato Dallemura, quindi scelta obbligata, quindi i giocatori erano quelli, non è che in questo momento abbiamo tante scelte, ma anche nei cambi, soprattutto nei cambi faccio una fatica immane a capire come tamponare la partita nel momento negativo. Avrei voluto mettermi 4-5-1 per cercare di evitare i cross laterali, ma non avevo esterni, quindi si fa fatica. È per questo che ha tardato la sostituzione di Nainggolan? No, ho tardato perché c'avevo 3 giocatori che mi chiedevano il cambio per i crampi e quindi siccome avevo pochi slot, in quel momento se sbagli e fai un cambio e dopo un minuto due ti chiedono il cambio, diventa un problema. Mister, solo una... Posso andare? Ok, solo una curiosità. Mi allaccio a quello che lei ha detto proprio in apertura della conferenza stampa. Apprezzo anche la sincerità con cui comunque ha parlato. Ha parlato di condizione fisica che in questo momento lascia un po' desiderare. Non mi ricordo cosa ha detto, però il concetto era quello. Onestamente, com'è possibile che siamo a questo punto della condizione fisica, a questo punto della stagione? Oggi è il 1° di aprile, mi confrontavo prima con i colleghi e ci chiedevamo se fosse una questione più mentale o psicologica. La Spal ha preso gol all'84esimo, gli ultimi 5 minuti prima del gol erano stati un disastro, diciamo, perché potevano farlo in ogni momento. Non le chiedo come si esce, ma le chiedo perché siamo messi così a questo punto, perché la squadra è messa così a questo punto. Ma io sono una persona schietta e sincera, non amo nascondermi dietro delle verità che si vedono palesemente. Quando tu hai in campo 4 giocatori con i crampi vuol dire che qualcosa non va. Cioè, a me non mi sembra che la Ternana avessero i crampi, non l'ho visto, quindi evidentemente un problema c'è. Però con questo è anche scorretto di parlare di quello che è stato prima. In questo momento sarà anche la tipologia della richiesta dell'allenatore, tutto quello che vuoi, ma la condizione fisica non è assolutamente ottimale e in questo momento della stagione fai fatica a rimettere in piedi una situazione, cioè, perché questo è un lavoro continuativo che dura un anno però ripeto, non è una critica, assolutamente ci mancherebbe criticare colleghi precedenti. Ogni allenatore ha le sue richieste, e in base alle proprie richieste struttura un certo tipo di preparazione fisica. In questo momento le mie richieste probabilmente sono diverse, perché in questo momento probabilmente ci vuole qualcosa in più della qualità, ci vuole la corsa, e quando devi correre e non sei allenato per farlo, e fai più fatica. Quindi lunge da me attaccare i lavori precedenti, è una verità palese che si vede. 4 giocatori con i crampi vuol dire che qualcosa non va, tutto qui. Mister, buonasera. Poi ci sta, perché c'è anche l'aspetto, cioè Dallemura non giocava da tanto tempo, quindi Maista ha preso una botta che lo ha condizionato, Raja si è allenato praticamente 5 giorni, è stato fermo 1 mese e mezzo, e quindi non è solo una questione di allenamento, è una questione che in questo momento abbiamo
delle difficoltà, perché cioè, un conto è un giocatore che si allena con continuità sempre, è un conto è un giocatore che ha fatto fatica nell'ultimo periodo a allenarsi magari. Mister, buonasera. Gianni Giardinieri da Terni per Umbria On e On TV. Subito forte la SPAL, poi dopo la Ternana ha cambiato modulo dopo una decina di minuti, è passata con la difesa a 4, forse per contenere Dickman che sulla vostra destra spingeva molto. Mi pare di poter dire che un primo tempo in cui la SPAL ha giocato sinceramente meglio, una Ternana che nella ripresa invece è venuta fuori, ha creato molto, poi gli ultimi 20 minuti è stato un po' un assedio, no? È un risultato giusto secondo lei? E un giudizio sulla formazione rosso-verde? Ma il risultato sì è giusto, cioè nel senso che noi abbiamo fatto discretamente una buona partita fino a un certo momento, poi abbiamo rischiato, potevamo anche perderla. Ma ripeto, non è una questione di moduli per il fatto che ti abbassi, è una questione mentale, di forza mentale. Oltre alla scaltrezza e la furbizia di creare qualche espediente per poterti rialzare, e di personalità, perché c'è anche questa. Se magari c'è in campo qualche giocatore, oh, si gira, vieni, sali, andiamo, magari può aiutare anche quello. In questo momento c'hai Prati 20 anni, Contigliano 18, e fai fatica anche sotto questo punto di vista. La Ternana è una. Levava giocatori per la B estremamente forti e ne metteva altri più forti, quindi una squadra sicuramente molto attrezzata, giocatori di categoria forti, e una squadra solida che ha avuto qualche problema quest'anno, era partito bene, poi si è persa un po', magari è una squadra che probabilmente per la forza che ha avrebbe potuto essere un po' più su. Bergamini del Resto del Cardino, salve mister. È un po' demoralizzato? Ma io quando la squadra non vince sono sempre demoralizzato. Poi la notte non dormo, sicuramente non dormirò come sempre, e domani mi ricarico. Non c'è, se domani sarò qui è perché ci credo, se no me ne andrei, e quindi io sono abbattuto per la situazione, sono abbattuto per il fatto che non riusciamo a dare una soddisfazione a questi tifosi meravigliosi. Anche oggi sono stati impeccabili, gli ultimi 5 minuti quando abbiamo preso gol si sono arrabbiati un po', e ci mancherebbe, sottolineo, e quindi ci sta. E dispiace non riuscire a invertire un po' la tendenza, e ce la stiamo mettendo veramente tutta. Il mio obiettivo, il nostro obiettivo è quello di dare soddisfazione in questo momento a noi stessi, ma anche a loro, perché se lo meritano ampiamente. Spero che non mollino loro per primi. Buongiorno Giannis. Buongiorno. Una buona prestazione della SPAL oggi per 70 minuti, poi con i cambi sono cambiate molto le cose in campo. We had a good first half time, I think. Sì, sono completamente d'accordo con lei, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. E poi dopo però nella ripresa abbiamo lasciato troppo spazio alla squadra avversaria, siamo abbassati troppo, e con questa situazione, questo atteggiamento era logico che avremmo potuto prendere gol. E sì, sono completamente d'accordo con questa analisi e mi dispiace molto di come è andata. Qual è stata l'atmosfera all'interno dello spogliatoio al termine della partita? Siete usciti purtroppo tra i fischi del pubblico, anche se comunque avete mosso la classifica e siete riusciti comunque a conquistare un punto che tiene ancora vive le speranze di salvezza. Sì, ovviamente non siamo tutti arrabbiati per questo risultato,
nello spogliatoio alla fine eravamo tutti veramente, veramente arrabbiati per questo. Siamo usciti tra i fischi del pubblico e è giusto riceverli, assolutamente. Oggi era una partita da vincere, volevamo vincerla, abbiamo dato tutto per vincerla, siamo andati veramente vicini, però la vittoria non è arrivata e questo ci fa veramente arrabbiare. Non so se qualcuno di voi pensa che ci siano dei giocatori non arrabbiati, beh, non è, se è così non è assolutamente così, posso garantirvi che eravamo tutti molto contrariati e questa situazione. Oggi avremmo scommesso che il primo di uscire fra i due fratelli Raja sarebbe stato Raja, invece sei uscito tu. Quali sono quindi le tue condizioni fisiche? Cioè, c'è da preoccuparsi per questi crampi? I'm okay physically. No, I'm okay. Nothing to. I don't have anything. No. It was just a tactical change from the coach. Scelta tecnica quindi? Sì. Nessun problema fisico, soltanto una scelta tattica da parte del mister. C'è ancora qualcuno nella squadra che crede fortemente nella salvezza? Qual è il tuo obiettivo, tu che fai parte, scusami, qual è il tuo punto di vista, tu che fai parte della squadra? Qual è lo stato d'animo della squadra al di là della partita di oggi? Cioè, si crede ancora nella salvezza oppure no? Of course we believe in the safe, because we have seven games more. Ovviamente noi crediamo tutti nella salvezza, dobbiamo crederci. Perché può sembrare una banalità in questi momenti, una frase di cui anche magari si abusa, però noi dobbiamo crederci perché abbiamo ancora 7 partite e finché comunque non abbiamo la possibilità di raggiungere l'obiettivo della salvezza abbiamo il dovere di crederci e vi garantisco che ci crediamo. Non mi sono mai nascosto nel dire che non sarebbe stato facile, ci aspetta un cammino molto difficile perché mancano appunto soltanto 7 partite, ma ci crediamo, vogliamo dare il massimo di noi stessi per raggiungere il maggior numero di punti, fare il miglior risultato possibile e poi appunto dopo vedremo. The point is that if you can't win this kind of match, it's difficult to think that you can. Yeah, it's true. In the future. True. But it's not the only match. There's not the only match that we could win. We could win 5 more matches. Okay. Also today we could win. It's true. Sì, se devo individuare un problema maggiore, sicuramente il problema è quello mentale, per la pressione comunque che c'è, perché come ho detto mancano solo 7 partite, ci crediamo, ma sappiamo anche che non è facile. Sappiamo che questa piazza merita di certo altri palcoscenici, la Serie A o quantomeno la Serie B, non certo la Serie C, quindi questa pressione è forte e sicuramente in questo momento è l'aspetto peggiore. Per quanto riguarda la domanda precedente, sì, sappiamo che certe partite sono da vincere, ne siamo consapevoli e oggi secondo me siamo andati vicini, la vittoria non è arrivata, ma noi abbiamo, ripeto, il dovere di crederci fino alla fine, mancano 7 partite e faremo tutto il possibile per ottenere quanto più possiamo. And the pressure we have. Thank you.